Era un vecchio con la barba bianca, un gran naso e con delle mani pure molto grandi. Molto tempo prima di quello in cui lo incontreremo, faceva il medico e guidava un vecchio ronzino bianco di casa in casa per le strade di Wienersburg. Più tardi sposò una ragazza ricca. Ella aveva ereditato una grande e prosperosa fattoria alla morte di suo padre. Era una ragazza quieta, alta, bruna. E molta gente la trovava bellissima. Tutti a Wienesburg si chiedevano perché aveva sposato il dottore. Meno di un anno dopo il suo matrimonio morì. Le nocche delle mani del dottore erano incredibilmente grosse. Quando le mani erano chiuse a pugno, sembravano grappoli di palle di legno grezzo, grandi come noci, tenute insieme da stecche d'acciaio. Fumava una pipa di coccio dopo la morte di sua moglie, sedeva tutto il santo giorno nell'ufficio vuoto vicino a una finestra coperta di ragnatele. Non apriva mai la finestra. Una volta, in un caldo giorno di agosto, cercò di aprirla ma trovò che gli resisteva, dopodiché se ne scordò completamente. Vinesburg si era scordata completamente di lui, ma nel dottor Refi erano i semi di qualcosa di molto bello solo nel suo ufficio ammuffito nel gruppo di edifici Hefner sopra il negozio della Società di Tessuti di Parigi, lavorava incessantemente, costruendo qualcosa che poi egli stesso distruggeva. Innalzava piccole piramidi di verità e dopo averle innalzate le buttava giù di nuovo in modo da avere altre verità, per innalzare altre piramidi. Il dottor Reifi era alto. E indossava lo stesso vestito da dieci anni. Era all'ogoro all'orlo delle maniche e piccoli buchi erano apparsi sulle ginocchia e sui gomiti. In ufficio indossava anche uno spolverino di cotone con grandi tasche, nelle quali egli continuamente cacciava pezzetti di carta. Dopo alcune settimane i pezzetti di carta diventavano piccole palline dure e quando le tasche se ne erano riempite le rovesciava sul pavimento. Per dieci anni non ebbe che un solo amico, un altro vecchio di nome John Spaniard, che possedeva un vivaio di piante. A volte, quando si sentiva in vena di scherzare, il vecchio dottor Refi prendeva dalle tasche una manciata di palline di carta e le lanciava all'amico del vivaio. Questo è per confonderti, vecchio sentimentale giulivo, gridava, scotendosi dalle risate. La storia del dottor Refi e della corte da lui fatta alla ragazza alta e bruna che divenne sua moglie e gli lasciò il denaro, è una storia molto curiosa. È una storia deliziosa come le piccole mele vize che crescono negli orti di Wienersburg. In autunno si cammina per i frutteti e la terra sotto i piedi è dura per il gelo. Le mele sono state raccolte dagli alberi, dai raccoglitori, sono state poste in barili. E' spedita in città dove saranno mangiate in appartamenti pieni di libri, riviste, mobili e gente. Sugli alberi ci sono soltanto poche mele raggrinzite che i raccoglitori hanno scartato. La alle nocche delle mani del dottor Refi. Se uno le assaggia si accorge che sono deliziose. In una piccola parte tonda si è conservata tutta la dolcezza della mela. Si corre di albero in albero sul terreno gelato, cogliendo le mele vize e grinzose e ci si riempie le tasche. Pochi conoscono la dolcezza delle mele vizze. La ragazza e il dottor Refi iniziarono il loro idillio in un pomeriggio d'estate. Egli aveva allora 45 anni e già aveva preso l'abitudine di riempirsi le tasche di pezzetti di carta che trasformava in palline dure e poi gettava via. Quell'abitudine si era formata quando sedeva nel suo calessino, dietro il ranzino bianco, e se ne andava lentamente lungo le strade di campagna. Sui pezzetti di carta erano scritti pensieri, conclusioni di pensieri, abbozzi di pensieri, l'uno dopo l'altro, mentre la mente del dottor Reffi aveva fabbricato quei pensieri. Da molti di questi formò una verità che crebbe gigantesca nella mente. La verità avvolgeva il mondo in una nuvola diveniva terribile e poi svaniva e i piccoli pensieri cominciavano di nuovo. La ragazza alta e bruna venne a trovare il dottor Reffi perché era incinta e aveva paura. Si trovava in quella situazione per una serie di circostanze anche curiose. La morte di suo padre e di sua madre e i fertili acri di terra che aveva ereditato avevano fatto sorgere una sfilza di pretendenti alle sue calcagna. Per due anni e la vedeva pretendenti almeno ogni sera. Fatta eccezione per due di essi, erano tutti uguali, le parlavano di passione e quando le parlavano e la guardavano, c'era una bramosia forzata nelle loro voci e nei loro occhi. I due, che erano diversi, sembravano essere i due poli opposti, uno, un giovane snello dalle mani bianche, il figlio di un gioielliere di Winesburg, parlava continuamente della verginità. Quando era con lei non usciva mai dall'argomento. L'altro, un ragazzo dai capelli neri con delle grandi orecchie, non diceva niente, ma faceva di tutto per attirarla nel buio, dove cominciava a baciarla. Per un certo periodo la ragazza alta e bruna credette che avrebbe sposato il figlio del gioielliere. Sedeva in silenzio per ore ad ascoltarlo parlare. Poi cominciò ad avere paura di qualcosa. Cominciò a pensare che sotto quel parlare di verginità ci fosse una lussuria più grande che in tutti gli altri. A momenti le sembrava che mentre parlava stringesse il suo corpo tra le mani. Lo immaginò mentre girava lentamente il suo corpo nelle sue mani bianche e lo fissava. La notte sognò che l'aveva sbranata e le sue mascelle gocciolavano sangue. Sognò lo stesso sogno tre volte. Poi restò incinta di lui che non diceva niente, ma che al momento della passione le morse la spalla, sicché sì per giorni le rimasero visibili i segni. Dopo che la ragazza alta e bruna ebbe fatto la conoscenza del dottor Reifi, le parve che non avrebbe mai più voluto lasciarlo. Andò nel suo studio un mattino, e senza che avesse detto una sola parola, egli sapeva già quel che le era accaduto. Nello studio del dottor Reifi c'era una donna, la moglie dell'ibraia di Winesburg, come tutti i praticoni di campagna di una volta, il dottor Reifica cavava denti e la donna che aspettava teneva un fazzoletto sulla guancia e si lamentava. Era il marito con lei e quando il dente fu tolto strillarono insieme e il sangue corse sul vestito bianco della donna. La ragazza alta e bruna non ci fece caso. Quando l'uomo e la donna se ne furono andati, il dottore sorrise. Ti porta a fare un giro in campagna con me, disse. Per varie settimane il dottore e la ragazza alta e bruna si rividero quasi tutti i giorni. La condizione che l'aveva portata da lui cessò per un disturbo, ma ella sembrava avesse scoperto la dolcezza delle mele vizze e non poteva più tornare a immaginare il frutto perfettamente rotondo che si mangia negli appartamenti di città. In autunno, poco dopo l'inizio del suo idillio col dottor Refi, lo sposò e nella primavera seguente morì. Durante l'inverno egli le leggeva tutti quei pensieri smozzicati che scriveva sui pezzetti di carta e dopo averli letti rideva e li ficcava in fondo alle sue tasche, dove diventavano tonde e dure palline di carta.